Per vivere abbiamo bisogno di ossigeno, acqua e cibo. Una relazione funzionale per vivere ha bisogno di attrazione ed impegno. E nel caso della riconquista, quali sono i fattori determinanti, quelli imprescindibili, quelli che la rendono veramente possibile? Lo vediamo adesso. Autocontrollo. Saper dominare i propri impulsi in una fase nella quale sei per di più destabilizzato è fondamentale ai fini della riconquista, anche perché ci sono numerose variabili che non possono essere controllate, come per esempio quello che pensa lei, come reagirà lei. Certo, si possono fare cose che hanno più alta probabilità di suscitare una reazione, però bisogna essere preparati letteralmente a tutto. È facilissimo, guarda, io ne ho viste un sacco di persone, anche che si professavano quasi dei monaci zen, che però magari ricevendo una risposta fredda e distaccata hanno perso la testa. Ora, non è che hanno fatto chissà che cosa, ci mancherebbe, però magari hanno mandato dei messaggi frustrati e bisognosi che hanno fatto chiudere ulteriormente in sé la ragazza in questione. Costanza. Proprio per il fatto che non possiamo pensare che con un messaggio o una chiamata magicamente riportiamo la situazione come quando era tutto bello fra di voi, allora bisogna mettere in conto il fatto che ci vorranno più volte al fine di riaprire un dialogo. E questo ovviamente dipende anche dal punto 3 di quelle che sono le caratteristiche fondamentali della riconquista. Errori. La situazione sarà tanto più facile quanti meno errori tu hai commesso sia durante che dopo la rottura. Non tutte le dinamiche di rottura infatti sono uguali. Dipende fortemente anche da cosa hai fatto dopo che lei ti ha comunicato di volersi allontanare. Perché se per un mese e mezzo hai continuato a tempestarla e lei è arrivata per disperazione a chiuderti i social, beh, capisci bene che sarà estremamente più difficile riottenere qualcosa da lei. Quindi per questo ti rimando al video sui 3 errori che compromettono la tua riconquista, dove innanzitutto puoi farti già un'idea della situazione. Consapevolezza. Bisogna essere estremamente consapevoli di ciò che è andato bene durante la relazione e che servirà inevitabilmente durante la fase di ricontatto e riattrazione, perché il modo per riconquistare migliore è quello di puntare su ciò che andava bene durante la stessa e non di compensare, come fanno poi tutti gli uomini, le mancanze che lei può averti comunicato, soprattutto in fase di rottura. E quindi appunto bisogna essere anche consapevoli di quale sia la causa alla base della fine della vostra relazione, perché ricordiamoci che cose del tipo non ti vedo più con gli occhi di prima, non so se sono più sicura di quello che provo, oppure non vedo una proiezione a lungo termine con te, sono tutte delle sovrastrutture, delle motivazioni che lei ti adduce, ma la causa profonda di solito risiede in quelle che ho detto essere le componenti vitali come l'ossigeno per la relazione. Sempre a proposito della consapevolezza, bisogna comprendere se rivuoi veramente questa persona perché ci tieni, perché obiettivamente stavate bene assieme, o se è semplicemente una fase nella quale la mancanza sta prendendo il sopravvento e quindi tu stai idealizzando. Ma poi in realtà magari lei non era tutto questo grande valore aggiunto e quindi vale veramente la pena riconquistarla. Tempo. Se vi siete lasciati da un mese o da un anno, capisci bene che la situazione cambia notevolmente, quindi anche il fattore temporale, sapere per quanto tempo più o meno allontanarsi, sapere quando invece è il caso di non allontanarsi, perché sennò rischiamo che domini, diciamo, questa sua desensibilizzazione nei tuoi confronti, è fondamentale. Anche qua, per darti un'idea più dettagliata di ciò che intendo quando parlo che il tempo è veramente fondamentale per la riconquista, ti rimando al video dove ne parlo abbastanza nel dettaglio. Lavoro su di sé. Come dico sempre, l'obiettivo è quello di mostrare la miglior versione di te stesso, anche perché, dato che lei ti ha lasciato, è evidente che qualcosa in te non andava, il tuo valore non era percepito più come prima. Quindi se ci riproponiamo nella stessa maniera nella quale ti ha lasciato, è evidente che le cose non possano funzionare. Quindi è giusto anche migliorare quei lati di te che sono stati disfunzionali nella relazione, senza però modificare ciò che sei tu.
Non si tratta infatti di cucire sulla pelle qualcosa che non sei, si tratta di levigare gli angoli per renderli più funzionali, soprattutto a te stesso. Quindi essere una persona migliore è un valore aggiunto veramente in una possibile relazione. Logistica favorevole. In questa macrocategoria io includo tutti quei fattori che non possono essere direttamente controllati, ma sono dati di fatto. Come ad esempio, vivete vicini o distanti? Perché anche questo cambia. Se puoi beccarla in maniera casuale in giro e quindi organizzare un mini incontro, poterle scambiare semplicemente due parole in modo che ti veda, che percepisca la tua energia rinnovata dopo il lavoro su di te. Oppure se siete distanti più di 100 km, dove quindi l'unico mezzo per poterla ricontattare potenzialmente è il telefono. Ma qua ci mettiamo anche altre cose, tipo i genitori di lei approvavano la relazione? Le amiche? Stavi simpatico a loro? Perché anche questi sono fattori che possono, diciamo, influenzare la decisione che lei ha preso. Quindi, i motivi per cui ti ha lasciato dipendevano solamente da te o anche dalla situazione nella quale vivevate? Questa è la domanda. Bonus, accettazione del rischio. Perché io voglio essere onesto con te. Non esiste una formula matematica per la riconquista e non esisterà mai, perché parliamo di relazioni, parliamo di un qualcosa che è sempre diverso da caso a caso, quindi bisogna mettersi nell'ottica che c'è la possibilità di perdere la tua ex definitivamente. Ma bisogna anche sapere che, utilizzando un metodo, una strategia come quella che io propongo, la probabilità che ciò accada si riduce notevolmente. E le numerose recensioni che troverai a questo indirizzo ti daranno un'idea di quello che faccio.